Professoressa Angelini, oggi i ragazzi fanno lezione sulle scale del Duomo. Sì, è stata una loro bellissima iniziativa, ci hanno chiesto di insomma, venire qui a fare una chiacchierata, ovviamente una chiacchierata su tematiche che noi abbiamo scelto con loro, alcuni colleghi, poi se ci saranno altre occasioni ci saranno altri colleghi disponibili, sono tutti disponibili a fare questa cosa. Ovviamente ci siamo trasferiti qui in questa sede perché su queste scale, i ragazzi ci tenevano a stare su delle scale e abbiamo scelto queste perché opportunamente le scale del liceo Delfico sono state... Che lezione farete? Ci sarà una lezione di scienze motorie del professor Faragalli, poi ci sarà una lezione di scienze naturali della professoressa Di Ottavio, poi farò un piccolo intervento io per la letteratura italiana, la professoressa Saveri per la letteratura greca e la professoressa Riccioni per un intervento di educazione civica. Quindi fino a che ora? Questi interventi sono molto brevi, chiaramente faremo un'oretta qui, vediamo un po'. Ci saranno delle repliche di lezioni qui sulle scale? Se i ragazzi vogliono, è un'iniziativa loro, quindi noi siamo a loro disposizione rispetto a questo. Lei come docente come sta vivendo questa situazione del sequestro? Con grande dolore, per ovvie ragioni, come tutti quanti noi, e cerchiamo comunque di andare avanti e di fare comunque lezione con i nostri ragazzi al mattino finché loro lo proporranno sulle scale e di pomeriggio nelle strutture che ci sono state messe a disposizione. I discendi del convitto si sono appena riuniti per scrivere al Presidente della Repubblica. Perbacco, questo non lo apprendo adesso da lei, mi sembra insomma un'iniziativa, tutte le iniziative sono legittime se condotte in maniera insomma rispondente ai diritti di tutti.